Buonasera, siamo su un MacBook Air 11 pollici che abbiamo già smontato. Il problema è danneggiamento da liquido. La scheda logica è stata solo smontata e messa in lavatrice a ultrasuoni per eliminare l'esagerato sporco che c'era sulla scheda. Ora andiamo a vedere nel dettaglio che cosa gli era successo. Praticamente su questo lato la scheda non aveva subito danni. Il danneggiamento da liquido in realtà interessava quest'altro lato qui e si estendeva esattamente da qui, dove iniziamo a vedere che c'è della parte rossa, qui che c'è qualche componente ancora sporco, qui in tutta questa zona qui. Ora l'abbiamo ricollegata la scheda, l'abbiamo provata, metto a fuoco, l'abbiamo testata e parte e si ferma. Parte la ventola e si ferma, fa un secondo e si ferma. Potrebbe essere un corto su una linea e quindi il Mac prova a partire, non riesce ad accendere una linea in S0 e fermarsi. Potrebbe essere il clock generator, quindi un problema del segnale clock che arriva alla macchina che non viene generato correttamente. Potrebbe essere anche un altro problema che dovrei aver individuato, ovvero andiamo qui nel dettaglio. Da questa resistenza qui parte questa pista che cammina, attraversa questa piazzola qui che è solo di transito e poi prosegue. Solo che qui si è interrotta, quindi il collegamento tra qui e dove va a finire questa piazzola non c'è più. Questa ora non so se funziona, ma presumo di sì, sarebbe nella stessa situazione. Questa invece è terminale, cioè arriva qui, serve solo per fare una misurazione. Questo rossastro che vedete è lo sporco che si è depositato durante il lavaggio, nulla di più. Poi se scendo c'è quest'altra piedinatura qui, ovvero da questa resistenza parte, arrivava a questa piazzola che in questo caso non era solo di misura, ma era anche passante, perché se guardate bene nel fondo della scheda c'è la parte passante e andrà sicuramente da qualche altra parte. Ora dobbiamo andare ad aprire lo schema e andare a vedere. Lo schema è... questa scheda è una 820 3024B, quindi andiamo ad aprirci 820, speriamo di averla, 3024 e c'è, e questo l'abbiamo aperto e allo stesso identico modo ci apriamo la board view 820. Trenta ventiquattro. Eccola qui. Ora dobbiamo andare ad individuare la zona che era danneggiata. La zona che è danneggiata partendo dall'SPI ROM. Si sale, dove stanno? Aspetta che le ho perse, ok. Quindi non partiamo dalle SPI-ROM, dobbiamo prendere come riferimento questo che si trova alla sua sinistra e poi iniziamo a salire. La prima parte dove c'è il danneggiamento che è evidente è questa, poi c'è quest'altra e poi ci andiamo a controllare pure quella lì. Tocca individuare sullo schema esattamente dove ci troviamo, quindi andiamo a girare la logica. Questa è l'SPI-ROM, noi partiamo da qui a salire, saliamo e quindi ci troviamo occhio e croce in questa zona qui. La prima parte interessata, io in contemporanea sto guardando sullo schema, è questa, e la resistenza a questa piedinatura qui. Ve la faccio vedere. Ok, questa piedinatura, quindi la seconda resistenza a partire dall'altro, la piedinatura di sinistra, se ritorno sullo schema, è quella che
abbiamo individuato. Ok, ed è questa, quindi passa qui, ma è anche passante e arriva qui sopra, dall'altro lato non va da nessuna parte. Quindi la prima cosa che farei è andrei con il tester a vedere se tra questi due punti c'è continuità, e se la continuità manca, ovviamente lì dobbiamo andare a rimpiazzare. Presumo proprio che manca perché dovrebbe passare direttamente da lì. Quindi andiamo con il tester, vediamo se lo riuscite a vedere. Perfetto, ci mettiamo in home, lo accendiamo. Allora, io dovevo andare ad individuare come piedinatura devo andare a prendere il 1, 2, 3 e 4. Praticamente ci troviamo qui sopra ed è 1, 2, 3 e 4. Da questo piedino qui ok, dobbiamo andare sull'altra resistenza e stavamo qui, però il piedino già l'ho perso. 1, 2, 3 e 4. Ok. La resistenza è piuttosto elevata, provo a fare un'altra cosa, ad andarci così. Aspetta. Ok, qui lo riesco a mantenere bene. E la continuità non c'è, quindi questa è la prima piedinatura da ricostruire. E andiamola a ricostruire. Accendiamo l'aspiratore, zona interessata è questa, flussante, c'è lo stagno che era andato fuori dal rocchetto. Ok, la punta ci vuole ultra sottile. Aspettiamo che va in temperatura 300 e passa gradi. Ci andiamo a agganciare direttamente all'uscita. Prendiamo il primo capo in rame, è un filo molto ma molto ma molto sottile, basta appena bagnarlo di stagno che subito il rivestimento se ne viene via. Oggi ci è venuto a trovare un amico Luigi che di solito mi fa tutti i commenti sbagliati apposta per tentare di farmi sbagliare, però oggi io non lo sto a sentire per niente, così evitiamo di fare figuracce. E deve arrivare fino in questa zona, quindi lo andiamo a tagliare. Intanto lo saldiamo, poi successivamente, se tutto funziona, lo andiamo a posizionare bene nel percorso tra i componenti e a fermare lo dobbiamo andare a saldare al quarto piedino partendo dall'alto.
1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4 e qui ci siamo e l'abbiamo saldato. Evitiamo di farlo toccare nella parte stagnata da qualche parte dove fa, dove può condurre. E questo è il primo, è andato. Ora abbiamo questo che poi in realtà va a finire lungo il percorso. Possiamo però limitarlo e fare in quest'altro modo. Ricollego da qua a qua e ho fatto prima senza andare a me a rifare tutto quanto il percorso di uscita. Pure questo gli do una bella stagnatina così siamo sicuri che funziona. Qui ci manca proprio. Allora, riaccendiamo l'aria, un po' di flussante. Ok, questo era quello che doveva essere ricostruito e questo qui è quello che dobbiamo rifare ora. Rifare ora così. Ok, fate piano mentre fate questa operazione per staccarlo, altrimenti vi portate via anche la pista che sta sotto. Anche questo è stato ricostruito. Io andrei a sistemare anche tutte queste piazzole che sono passanti e che sono state interessate comunque dal danneggiamento. Altrimenti, tra un pochettino di tempo, queste si ossidano completamente e non funzionano più, non tanto quelle dove andiamo a prendere a fare la misurazione, queste che sono terminali, quanto quelle passanti. Quindi individuate una sicura e passante, le altre no, però questa è una passante perché incrocia due fili, questa no, questa no, questa è passante. Questa già l'abbiamo ricostruita e siamo a posto. Quella lì sotto ormai l'ho anche sporcato di stagno, quindi dopo questa è una parte che va isolata. Teoricamente dovremmo aver ricostruito una parte e se funziona la scheda riparte correttamente. Ora, un piccolo problema è che inavvertitamente ho stagnato questo filo qui, quindi ci metto un po' di nastro Kapton per tenerlo fermo giusto per il test. Poi dopo verrà debitamente isolato. Proviamo a rimontarla e vediamo se funziona o se la ventola gira ancora sempre a scatti. Molto comodo per ricollegare i flat e smontare la batteria. Apple lo indica anche nel manuale di smontaggio e rimontaggio della scheda logica di procedere in questo senso. E in effetti c'è ragione perché la maggior parte delle persone fanno danni nel tentare di reinfilare flex, tastiera e altro
poi rovinano i flex stessi. Allora lo appunto giusto con due viti in modo che lo posso tenere in verticale. Gli ricollego tastiera, visto che c'è danneggiamento da liquido, in realtà non so se la tastiera funzionerà completamente. Connettore display, flat retroilluminazione, gli ricolleghiamo pure l'airport, così con l'occasione vediamo se funziona. Basta riattaccare due antennine, una e due. Lo sto rimontando abbastanza perché spero che il problema sia solo quello e così si risolva. Ricolleghiamo anche la batteria. Alimentatore. Vediamo la ventola se va ancora a scatti. Non mi sembra che vada a scatti. E il MacBook Air. Teoricamente è riparato, ora vediamo parte. È andato. Entriamo come ospite. Riavvia. Così vediamo anche se il resto funziona. Poi ora la scheda va completamente rismontata tutta. Lavata ultrasuoni, va fermato tutto quanto il filo di rame che abbiamo messo. E poi completamente rimontata correttamente. La macchina funziona, si sta riavviando come utente ospite, lui si riavvia e crea un avvio temporaneo, quindi ci mette anche più del solito. Spero di esservi stato utile e alla prossima puntata.